Allora, il Parlamento, lo abbiamo visto, ha dato l'ok alla riforma peggiorativa del MES, col voto favorevole, ahimè, anche dei 5 Stelle, tranne alcuni parlamentari come Alvise Maniero e Pino Cabras, che sono stati ospiti delle nostre dirette, che hanno votato contro. Onore a loro. Oggi parleremo di MES, ma non entreremo nei dettagli della riforma, a cui abbiamo peraltro dedicato una diretta qualche sera fa, quindi te la puoi andare a riprendere, tra l'altro te la puoi ascoltare anche in podcast, visto che siamo su Spotify e anche sugli altri servizi podcast. Chiusa questa parentesi iniziale, una domanda. Ci devono rispondere chiaramente a una domanda, perché noi non l'abbiamo ancora capito, se non vogliamo pensare male, ovviamente. Partiamo da qui. Ci sarebbero subito i soldi del MES, no? Sono, mi pare, 36 miliardi. Potrebbero arrivare subito se l'Italia finalmente si decidesse a chiederli questi soldi, però i 5 Stelle sono contrari, l'opposizione non ne parliamo, siete solo voi del PD che li volete, quindi il MES lo chiederete? Il MES come SURE sono prestiti. Ma in realtà, Presidente, lo facciamo nell'interesse degli italiani, non degli spagnoli, dobbiamo su questo usare parole di verità. E 36 miliardi di euro non sono da sottovalutare, sarebbe un gesto di irresponsabilità. Sono prestiti, quindi aumentano il debito pubblico, quindi non sono risorse aggiuntive, gratuite, diciamo così, e tuttavia hanno il vantaggio, come i miliardi di SURE, di essere di essere dati a tasso zero. Noi siamo convinti che l'utilizzo del MES sarebbe un elemento importante per il nostro paese. E abbiamo prodotto un'idea concreta su come spendere questi 36 miliardi che possiamo prendere in prestito dal MES a tasso zero. Vogliono il MES, vogliono sto cazzo di MES. Fortunatamente non tutti vogliono il MES. Fortunatamente la maggioranza dei partiti oggi non vuole il MES. E quello che abbiamo assistito nelle ultime settimane, negli ultimi 4 mesi, sono sostanzialmente 4 cose molto importanti che vanno valutate nel momento in cui si parla di MES. Punto primo, il ruolo della BCE è diventato molto simile a quello di una normale banca centrale, con la garanzia implicita, in questo caso, dei debiti pubblici attraverso l'acquisto dei titoli di Stato e il conseguente abbassamento del rendimento sugli stessi titoli di Stato e quindi sullo spread. Peraltro, dell'importante ruolo della banca centrale ne parla in termini molto semplici Stephanie Kelton in questo libro, Il mito del deficit, che FEF Academy sta regalando a tutti i suoi nuovi iscritti al videocorso completo. Tutte le info su www.fef.academy. E in questo libro Stephanie Kelton spiega molto bene che i tassi di interesse sono una variabile politica, come peraltro ci stanno dimostrando gli ultimi mesi di attività della banca centrale. Secondo punto, da alcuni mesi ormai il rendimento dei titoli di Stato italiani, quelli decennali, oscilla tra lo 0,5 e lo 0,6% al minimo storico. Addirittura i titoli quinquennali stanno praticamente allo 0%. Terzo punto, la quasi totalità del debito emesso dal governo italiano per far fronte alla crisi dovuta al coronavirus è stato acquistato dalla Banca Centrale Europea attraverso le banche centrali nazionali, nel nostro caso la Banca d'Italia. E gli interessi su quei titoli di Stato acquistati dalla Banca d'Italia, lo ricordiamo perché sembra che ci siano molti smemorati, vengono restituiti al Ministero del Tesoro. Quindi si tratta di fatto di finanziamenti a tasso zero. Zero. L'ha detto anche Cottarelli, quindi anche i più scettici dovrebbero crederci. Quarto punto, ci hanno fatto dupalle così, perché questo MES è necessario, perché ci servono i soldi. Allora, questi signori ci dovrebbero anche spiegare perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze qualche giorno fa ha scritto questo in un comunicato stampa ufficiale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che, in considerazione dell'ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento, le aste di titoli con scadenza superiore a 10 anni previste per lo stesso giorno non avranno luogo, cioè per il 10 dicembre, come indicato nel comunicato.
Quindi ampia disponibilità di cassa e ridotte esigenze di finanziamento. Finanziamenti tramite la banca centrale a tasso zero, tassi sui titoli di Stato con rendimenti sempre più vicini allo zero. Con tutti questi fatti in fila non riusciamo a darci una risposta sul perché ci siano ancora tanti tra giornalisti, politici, economisti che chiedono l'accesso a sto cavolo di MES. O meglio, non riusciamo a darci una risposta che non sia di stampo andreottiano, ovvero che a pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca. Cioè, visti i fatti di cui sopra, chi oggi vuole il MES o è un incompetente o è masochista che gode nel vedere soffrire gli altri, che vede soffrire gli italiani, o è complice degli strozzini che vorrebbero mettere in ginocchio l'Italia e gli italiani. Altre risposte io non ne vedo.